adesso ecco passiamo proprio all'aspetto aziendale e raccogliamo le testimonianze dirette di chi sta gestendo questa transizione verso le nuove modalità di lavoro, quindi insomma le testimonianze dal campo. Lo facciamo attraverso la nostra prima tavola rotonda dal titolo Smart Hybrid Companies e io invito con me qui sul palco Pino Mercuri, HR Director di Agos. Ilaria Quattrociocche, VP Human Resources Cromavis Fareva. E Alessandra Scotti, Chief Human Resources Officer, Sceme Group e Vicepresidente di AIDP Lombardia. Benvenuti naturalmente a tutti voi e grazie davvero per essere qui presenti al nostro HR Forum che torna appunto in presenza a Palazzo Mezzanotte dopo 2 anni. Ecco, abbiamo sentito durante l'introduzione appunto nuovi termini che stanno emergendo nell'esperienza lavorativa moderna e post pandemica. Abbiamo anche citato fenomeni che stanno emergendo dal punto di vista internazionale, soprattutto negli Stati Uniti, la Great Resignation, la YOLO Economy, ma che stanno anche ormai sconfinando ed entrando insomma nel nostro mondo, quello italiano. Una domanda insomma per rompere il ghiaccio che io rivolgo a tutti voi: come considerate questi fenomeni internazionali della Great Resignation e della YOLO Economy all'interno del contesto italiano e quali tipi di movimenti state osservando dalla vostra prospettiva? Iniziamo pure con Pino. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io faccio 2 considerazioni su questo tema. La prima è che tradizionalmente abbiamo sempre una timing difference con i fenomeni che arrivano dagli Stati Uniti. Arrivano mediamente un pochino dopo, ma mediamente arrivano. Quindi probabilmente gli effetti riusciremo a vederli un po' più nel medio periodo. Quello che vediamo in questo momento, perlomeno vedo io all'interno della mia organizzazione, è una polarizzazione abbastanza forte tra lavori e professionalità che sono fortemente richieste dal mercato e lavori e professionalità che lo sono molto meno. Se guardo il turnover complessivo dell'organizzazione, è un turnover normale al 3%. Se vado a fare il drill down di questo 3%, noto che ci sono aree che sono allo 0% da mesi se non da anni e ci sono delle aree invece che sono a doppia cifra costantemente. Quindi questo è un tema molto importante perché il 3% ci dice mediamente poco, se andiamo invece a scomporre il dato vediamo delle cose molto interessanti, soprattutto in 2 o 3 aree, metto un po', come posso dire, l'accento su le competenze che sono maggiormente richieste. Sicuramente i profili tecnologici, quindi tutto il mondo dell'IT, dell'Information and Communication Technology è fortemente richiesto sia su profili tradizionali di infrastruttura, ma anche e soprattutto su profili più moderni di competenze cloud. Altre 2 aree che sono particolarmente sotto pressione sono il mondo dei data science, dove effettivamente c'è una rotazione molto molto forte, e il mondo di tutte le persone che si occupano di trasformazione digitale, sia lato demand che project management che miglioramento dei processi. Quindi tutti quei mestieri che sono caratterizzati da una componente fortemente trasformativa sono molto richiesti dal mercato. Ecco, questo è un po' la cosa che vedo e insomma richiede alle persone che si occupano di HR, ma anche al top management in generale, una attenta rivisitazione di quelli che sono i processi tradizionali che gestiamo. Ho fatto una conversazione abbastanza serrata con il mio amministratore delegato, dove abbiamo avuto un confronto sulle politiche retributive, e ho detto che se ipotizziamo di fare una coverage di interventi retributivi del 30, 40, 50, 60% delle nostre persone, perché mediamente, come posso dire, questo fanno le organizzazioni italiane,
non stiamo dando a queste persone un salary increase, stiamo dando un salary cut a tutti gli altri. E questa informazione è un po' provocatoria che ho messo sul tavolo, secondo me è molto vera. Potevamo non fare politiche retributive quando l'inflazione era allo 0,5, 0,6, 1%, oggi con l'inflazione al 3, 4, 5 secondo i dati Istat, effettivamente non fare politiche di remunerazione aggressive rischia di essere un po' un boomerang, e ho messo un primo elemento sul tavolo. Certo, è un elemento molto importante, insomma, quello della retribuzione, anche se diciamo in questo momento non viene percepita dal lavoratore come elemento, l'unico comunque elemento fondamentale in termini di soddisfazione, perché ci sono altri tipi di richieste che riguardano ad esempio la flessibilità, che riguardano il poter lavorare da remoto, la possibilità di conciliare la vita lavorativa con quella privata, insomma un paradigma del lavoro che rispetto agli anni 80-90, dove appunto il salario, il successo, la retribuzione era al centro del progetto lavorativo, sta cambiando. Ilaria, ecco, quali appunto movimenti tu percepisci data la tua esperienza, e come mai secondo te, ecco, le persone, è vero, molto di più negli Stati Uniti, ma adesso anche in Italia, decidono di cambiare il lavoro, di lasciare il posto di lavoro per inseguire un sogno oppure per trovare un posto migliore, ma migliore in che senso? Allora, intanto aggancio insomma la considerazione che ha appena fatto Pino. Sicuramente i fenomeni da noi arrivano un po' in ritardo negli Stati rispetto agli Stati Uniti. Io lavoro in un'azienda collocata in una provincia molto tradizionale, credo di vedere un fenomeno in ritardo anche rispetto a quello che accade a Milano. Quindi diciamo che la provincia di Cremona, notoriamente non frizzantissima, sta comunque sicuramente avvicinando quello che sono un po' le onde d'urto lunghe che magari arrivano dalla Greater Milan. Noi altrettanto abbiamo un turnover che possiamo considerare ancora gestibile, sostenibile, anche noi, insomma, se ragioniamo in termini di percentuale siamo intorno al 3-4%, la cosa però significativa è che è un 3-4% che registra comunque un 40% in più rispetto alla media dei 3 anni precedenti. Questo vuol dire che anche le persone sicuramente in quest'ultimo anno, e io devo dire che ho visto l'inizio di questo fenomeno intorno all'ultimo quarter dell'anno precedente, iniziano davvero a pensare a poter considerare delle opportunità diverse. In un ambiente di provincia dove davvero i grandi player sono molto pochi e quindi anche con una scarsità magari di opportunità, credo che quello che abbia veramente un po' stimolato questo fenomeno, non solo forse tutta l'aspetto un po' di informazione che comunque inizia a essere più, a raggiungere molto di più, insomma, la nostra popolazione, la mia azienda è fatta per il 50% oramai da millennials, quindi sono indubbiamente persone che hanno accesso a molti canali digitali, a livello proprio di azienda, che credo che sia stato proprio un fenomeno di emulazione. Hanno iniziato a vedere persone che coprivano posizioni che prima erano molto più sedentarie, anche in ambiti molto tecnici, iniziare a cambiare anche semplicemente per vivere lo stesso tipo di esperienza professionale in un contesto diverso, e questa cosa secondo me ha dato un po' di fiducia e un po' di curiosità, e con la facilità con la quale, insomma, abbiamo detto che il mercato sicuramente in questo momento è molto fluido, anche un po' la possibilità di prendersi rischi che magari precedentemente le persone non prendevano. Perché cambiano? In questo momento il fenomeno proprio del vado ad aprire il cerenghito, che insomma alla quale probabilmente abbiamo nei nostri sogni anche molti in questa stanza, e in questo momento non posso dire di averlo registrato. Il fatto di poter essere invece più consapevole di quelle che possono essere, di quale può essere il modo per mettere a frutto le proprie competenze e le esperienze che sono state maturate, questo sì. Quasi come se cercassero un riconoscimento, fossero lusingate molte professionalità dell'interesse di un mercato e di conseguenza si sentissero più pronte a cogliere questa sfida. Con le tante ore di volo su questa attività devo dire che avrò bisogno di un po' di tempo per essere veramente convinta che questo essere lusingato davvero risponda ad un bisogno che sarà confermato in 12 mesi. Credo che anche ci sia stato un po' uno stimolo davvero a un provare qualcosa di nuovo. A volte questo
poi effettivamente risponde ai propri bisogni, a volte invece insomma, ce lo dirà probabilmente un po' di analisi, magari la stessa conversazione rifatta tra un po' di mesi. Certo, ecco, sicuramente quello che possiamo evidenziare è che magari la pandemia ha dato ai lavoratori quel coraggio di fare delle richieste, di esporre dei bisogni che prima di questa emergenza magari ognuno teneva un po' per sé. Invece ecco, proprio l'emergenza sanitaria ha messo sul piatto dei bisogni e delle necessità come quello della sicurezza, della salute, del benessere, che prima venivano magari un pochino trascurati. Io voglio ecco, sicuramente sentire l'opinione di Alessandra Scotti, soprattutto ecco, dalla parte dell'Associazione Italiana per la Direzione del Personale, quale dinamiche voi riuscite insomma ad analizzare in questo momento. Sì, buongiorno a tutti. Volevo portare due punti di vista. Sì. Uno appunto questo della direzione di ADP, ma anche quello della mia esperienza personale. Allora, ADP ha fatto una survey all'inizio di quest'anno hanno risposto circa 600 direttori delle risorse umane ed evidentemente si sono rilevati dei trend. Concordo con Ilaria, bisognerà vedere no, nel giro dei prossimi mesi quali sono poi gli effetti concreti delle scelte e se quello che è stato evidenziato sono poi le scelte reali. Il dato di fatto è che è stato registrato un 15% in più di dimissioni volontarie, si è clusterizzata la maggioranza delle dimissioni nella fascia anagrafica tra i 26 e i 35, quindi c'è un tema comunque di quella fascia di persone che sono entrate nel mondo del lavoro. Altro dato interessante è che la permanenza in azienda di chi ha dato maggiormente le dimissioni volontarie è dai 1 ai 5 anni, quindi c'è quella fascia lì che da un punto di vista organizzativo probabilmente occorre monitorare. È sempre stata la fascia che noi abbiamo monitorato, evidentemente adesso c'è un'accelerazione più spinta, perché quella fascia dove bisogna governare no? le dinamiche e far affezionare le persone. Sicuramente l'altro trend interessante è che si concentra nel nord, è più nel nord questa dinamica, però il fenomeno non è un fenomeno ben compreso no? da chi ha risposto, no? perché ci sono vari elementi. Qualcuno le risposte più evidenti sono sicuramente un mercato che si è mosso, che si muove. Credo che c'è un dato di crescita occupazionale importantissimo rilevato ultimamente, quindi un mercato fluido, e quindi la gente, forse complice dell'asfissia pandemica, decide di lanciarsi e di provare. Le opportunità ci sono, c'è forse una sicurezza di potersi rimettere quasi facilmente sul mercato di lavoro. Ricordiamoci, siamo sempre sui 25, 26, 35 anni, quindi c'è una fascia anagrafica che magari non ha tutta una serie di meccanismi di responsabilità, magari anche familiari, delle persone più grandi. C'è sicuramente il clima aziendale come elemento rilevato e c'è sicuramente anche un pacchetto retributivo magari più interessante nell'azienda che porta via le persone a questi colleghi. Molti dicono che stanno osservando il fenomeno, quindi faranno degli approfondimenti, altri considerano questa un'opportunità no? per poter dare dinamismo all'organizzazione piuttosto che ai movimenti interni. Qualcuno sta già pensando comunque di fare una sostituzione. Questi sono un po' i dati di questa ricerca che noi abbiamo i dati raccolti nei primi mesi di quest'anno. Dal mio punto di vista, dal mio osservatorio, quello che vedo, la vedo un po' come io, anche io in questo momento sto rilevando un turnover assolutamente fisiologico, e quindi per me, per noi, è un'opportunità di fare anche movimenti interni, no? Perché un turnover assolutamente piatto generalmente non fa bene all'organizzazione. Ti permette comunque di rivedere magari anche qualche processo, qualche sovrapposizione o non sovrapposizione tra un dipartimento e l'altro, e vivedio anche qualche job rotation, qualche movimento interno che permette anche a favorire la retention, no? Da questo punto di vista. Però la cosa che voglio dire è che io la vedo dall'altro punto di vista. Noi siamo un'azienda io rappresento un'azienda che sta crescendo molto in fretta, sia sul territorio italiano ma anche a livello globale, e quindi stiamo facendo anche delle acquisizioni, quindi dal punto di vista proprio aziendale, ma anche tante assunzioni.
E quello che vedo è che noi rappresentiamo un progetto, cioè la gente cerca una progettualità, cerca la voglia di contribuire. Noi abbiamo persone che vengono anche da aziende, magari anche blasonate, che però nel numero non trovano più l'opportunità di incidere. Mentre il racconto della progettualità, della crescita, del poter fare, di poter proporre un processo, un'innovazione o la contribuzione ad una trasformazione gioca un peso importante. Quindi il famoso engagement, il sentirsi engagement parte, ma anche la possibilità di fare, di creare impatto. Credo che sia un tema. Sì, sì, certo, di creare impatto con le proprie capacità lavorative, ma penso anche personali, insomma. Assolutamente, assolutamente. Essere coinvolte 360 gradi come lavoratore, però anche come individuo, come avevamo detto, insomma, se l'attività... Il poter dire la propria. Ecco, ma una domanda appunto che rivolgo a tutti e tre i relatori. Le aziende sono in grado di percepire questo cambiamento, di accompagnare i lavoratori in questo cambiamento? Perché c'è ancora una visione, soprattutto da parte dei vertici aziendali, e qui si parla di un gap generazionale, dove appunto il controllo magari è ancora l'aspetto dominante rispetto invece ad altri tipi di esigenze. Abbiamo parlato di cura, abbiamo parlato di ascolto nei confronti del lavoratore, invece molto spesso si rileva che i lavoratori stessi non vengono valorizzati da questo punto di vista, quindi c'è una certa resistenza ai vertici aziendali rispetto a queste trasformazioni. Che cosa ne pensate? Riprendiamo il giro da Pino. Io credo che la pandemia è stato un evento drammatico che ci ha segnato e ci ha costato carissimo in termini di perdite umane. Insomma, è stato veramente un periodo molto molto complesso per tutti. Però ha portato anche dei piccoli vantaggi. Uno dei vantaggi che ho visto maggiormente nella mia organizzazione è il fatto che dovendo essere forzati a immaginare modalità di continuità lavorativa, sfruttando sempre di più le potenzialità del digitale, alcuni processi hanno subito un'accelerazione fortissima. Satya Nadella, l'amministratore delegato di Microsoft, dice che 2 mesi di pandemia sono equivalsi a 2 anni di trasformazione digitale. Ed è molto vero, perché se vedo quello che abbiamo fatto nella nostra organizzazione, siamo stati costretti a lavorare in maniera assolutamente focalizzata sulla digitalizzazione di tantissimi processi, anche core, proprio di gestione del cliente, quindi l'autorizzazione delle pratiche, l'istruzione della pratica di finanziamento, eccetera, eccetera, eccetera. E questa roba qui, senza la piattaforma infiammata dell'urgenza della pandemia, probabilmente non l'avremmo mai fatta. L'avremmo fatta con tempi diversi, con una focalizzazione differente, con meno risorse, impiegandoci più tempo, eccetera, eccetera. Perché dico questo? Perché questo stesso impatto in termini di accelerazione c'è stato sulle dinamiche organizzative e di gestione delle persone. Organizzative perché nella mia realtà abbiamo sperimentato forme organizzative molto innovative. Nel senso, siamo stati costretti anche qui dall'urgenza da chiudere il retail. Noi abbiamo circa 550 persone nelle filiali e nel giro di 2 settimane le abbiamo messe a lavorare in ambiti totalmente diversi, customer operation e crediti. Quindi bypassando i concetti di responsabilità, di linea di riporto, di budget, di gestione dell'headcount, eccetera, eccetera, perché l'emergenza ha guidato. Vengo un po' ai modelli anche HR. Trovandosi in una condizione dove i capi non avevano più le persone nella stessa stanza, hanno dovuto imparare sulla loro pelle, e l'organizzazione l'ha aiutato in questo percorso, a come gestire modalità di lavoro e di performance a distanza. E questo è stato per alcune realtà un unicum. E da questo punto di vista, un po' con difficoltà, un po' con insuccessi, un po' con sbagli, un po' con errori, molti dei manager hanno imparato a fare questo lavoro in maniera più efficace di come avrebbero fatto con il semplice giorno di smart working a distanza. E questo li ha costretti a cambiare.
è darwinismo puro, quindi dalla presenza nella stessa stanza alla gestione di uno schermo attraverso i pixel hanno dovuto imparare cose diverse. Poi le aziende più illuminate, più innovative hanno accompagnato questo percorso di cambiamento manageriale e noi l'abbiamo fatto in maniera molto focalizzata e molto attenta, però c'era l'opportunità di farlo. Senza la pandemia probabilmente lo avremmo fatto comunque, ma con tempi diversi. Ecco, questo secondo me è il vero lascito della pandemia, il fatto di aver raggiunto un livello di managerialità e di gestione manageriale che oggi è decisamente più efficace nel mixare la presenza fisica e la presenza digitale. Ecco, su questo l'invito è non fare passi indietro, non prendere posizioni barricadere, perché effettivamente qualcuno dei nostri manager ci prova a ridire quanto era bello quando si stava tutti nella stessa stanza. Ecco, non cadiamo in questa trappola, perché effettivamente sarebbe un ritorno al passato che non fa bene alle persone, non fa bene all'organizzazione e non fa bene al business dell'organizzazione. Ecco, Ilaria, come diceva Pino, c'è un po' questa tendenza, insomma, nel vecchio management di dire, insomma, come erano belli i tempi in cui si lavorava tutti nella stessa stanza, in cui si poteva avere il controllo della situazione. Adesso invece, appunto, con i lavoratori in smart working, bisogna sviluppare altri tipi di abilità per tenere tutto sotto controllo e continuare a produrre, a tenere alti livelli di produzione, però contemporaneamente dando appunto l'opportunità ai lavoratori di pensare al proprio benessere. Pino ha detto, ecco, che la pandemia in realtà ha dato uno spunto, uno stimolo positivo per l'evoluzione del management, ma quanto ci vorrà perché, insomma, questo processo poi si concretizzi fino in fondo? Allora, intanto sicuramente la pandemia ci ha dato, insomma, moltissime sfide, e come ruolo di HR Director o comunque, insomma, ai vertici di questa funzione ci ha veramente messo a confronto con tematiche sulle quali intanto spero di non rientrare più nei prossimi anni di lavoro indubbiamente, ma che ci ha avvicinato moltissimo ai bisogni molto basilari delle persone. Ci ha dato però altrettanto, condivido pienamente, insomma, sarà che un po' guardiamo un po' il mezzo pieno come in queste posizioni, però anche la possibilità davvero di accelerare moltissimi processi. Ancora una volta cito la provincia, perché sicuramente una realtà produttiva di un settore B2B in una provincia distante dalla grande città non aveva assolutamente, ma neanche tra le prime 50 priorità, lo smart working, e anzi era probabilmente visto abbastanza come un effetto, insomma, come abbastanza un demone che preoccupava e non solo il top management, ma anche davvero i capi intermedi. La realtà dove proprio Cromavis aveva peraltro fatto un investimento grandissimo di una sede che è diventata, insomma, il punto di partenza di una nuova era proprio strategica, che è stata inaugurata il 21 febbraio del 2020. Io arrivo a maggio e sicuramente il piacere in quel caso era di poter effettivamente avere tutte le persone a lavorare sotto lo stesso tetto, e non è stato così. Che cosa ci ha dato l'opportunità, secondo me, questa situazione, il bisogno di dover dare continuità al business? L'opportunità di provare, di sperimentare, quasi davvero a studio clinico, dove in qualche modo uno non si sta rendendo conto, anche grazie a questa modalità facilitata di applicazione dello smart working, che cosa, in che modo fosse possibile comunque deliberare, portare a casa risultati con una modalità necessariamente diversa. Perché ringrazio la modalità facilitata di smart working, e ogni volta adesso li ho ringraziati abbastanza, adesso io mi fermo qua, quindi adesso consolido e non colgo più questo extra mile fino a fine agosto. Perché ho avuto recentemente la possibilità di condividere con il mio board il numero di giorni di smart working che le persone hanno fatto durante gli ultimi 12 mesi. E partendo un po' io con un ingaggio del "ma secondo voi quanti ne hanno fatti?", ecco, anche quello che si era spinto con il numero massimo da citare è andato lontano dell'80% dal numero reale. E questo vuol dire che di fatto noi abbiamo fatto funzionare il business in una modalità diversa, nessuno si è accorto della differenza, ma probabilmente questa modalità semplificata non li ha messi davanti da subito alla necessità di dare delle linee guida, definire delle policy che gli sarebbero state strette. Quindi quello che credo sia stata una grande opportunità è quello, in ambito produttivo
fondamentale di imparare facendo. Quindi abbiamo fatto un grandissimo training on the job che a questo punto ci ha dato la consapevolezza di potercela fare senza richiederci il coraggio probabilmente 12 mesi fa di buttare il cuore oltre l'ostacolo. E questo, devo dire, non è stato un passo enorme, perché siamo una realtà che comunque rimane produttiva e che per necessità davvero deve fare, come dire, utilizzare con parsimonia il lavoro a distanza. Però io credo che quello che siamo riusciti a fare a questo punto sia entrato nel nostro DNA. E questo credo che sia stato proprio una bella opportunità che abbiamo colto nelle difficoltà che erano da gestire. Sì, insomma, una trasformazione che non riguarda solo la situazione emergenziale, ma che è diventata patrimonio del nostro nuovo modo di lavorare. Esatto. Ecco, Alessandra, è così? Allora, io durante la più profonda pandemia lavoravo in un'altra azienda e concordo con Pino e con i colleghi che il fatto che la pandemia ci ha costretto comunque ad accelerare tutta una serie di riflessioni con piani di contingency e anche riflessioni su processi di modalità che magari sulle quali si lavorava in maniera carbonara, no? Nelle stanze segrete a corte, e invece la pandemia ci ha costretto a portarle in superficie e anche a prendere, come dire, posizioni. Io adesso in questo momento sono un'azienda produttiva anch'io e volevo portare questa riflessione sulla leadership non partendo dallo smart working o dal lavoro da remoto, che in qualche modo potrebbe essere anche riduttiva. Io credo che la vera sfida del management delle risorse umane, quindi delle risorse umane che fanno anche i manager, quindi mi metto dentro nel novero, è quella proprio di affrontare l'agilità organizzativa, indipendentemente da dove sia svolta la performance. Noi stiamo affrontando grandissimi investimenti dal punto di vista della digitalizzazione e anche nei siti produttivi, automazione, quindi un grande passaggio anche dal punto di vista economico in Italia e in altri paesi. E quindi il tema per la leadership è come accompagno questa trasformazione, come rivedo le cose che fino all'altro giorno si facevano così e adesso si faranno in un altro modo. Cioè vorrei provare a sganciare il posto fisico dove le cose si fanno, quanto alla capacità di ripensare l'organizzazione, i processi, come integrare tutto quello che arriverà dalla tecnologia, che può essere anche veramente una disruption, no? Poi è chiaro, io credo che non ci sia una soluzione che vada bene per tutto, perché all'interno della stessa organizzazione ci sono mestieri, ruoli, competenze, potenzialmente colgo lo spunto di Pino, ci siamo sentiti ieri sera, no, su questa cosa della compensation, del rewarding, o magari arriveremo anche a fare dei meccanismi di pacchetti di rewarding a seconda di quella che è l'esigenza della persona o quanto è il turnover di una certa professionalità, perché il mercato non è più uno e unico. Ci sono tanti trend che dobbiamo prendere in considerazione. Saremo capaci di farlo? Non lo so, credo che sia importante parlarne e provare a discuterne. Certo. Ecco, hai parlato appunto delle nuove competenze organizzative dell'HR manager. Io vorrei appunto affrontare la questione anche con gli altri nostri due ospiti, cioè quali competenze la figura dell'HR manager deve sviluppare in questo momento e nel futuro per svolgere a pieno la sua funzione. Pino, prego. Ma velocissimamente, secondo me, mi trovo abbastanza preparato su questo tema, perché in realtà abbiamo fatto workshop con il mio team qualche giorno fa, proprio per immaginare quali sono le competenze su cui investire nella famiglia professionale HR nel prossimo futuro. Vi faccio la sintesi di che cosa è uscito fuori da questa conversazione. Di fatto sono uscite tre competenze chiave guardando al futuro. Non è detto che siano tutte decisamente innovative, molto probabilmente alcune sono tradizionali ma vanno rivitalizzate in un contesto nuovo. La prima è il business acumen. Oggi diventa assolutamente indispensabile parlare la stessa lingua dei business leader, e questo, come posso dire, ce lo diciamo probabilmente da 25 anni a questa parte. Oggi non è più un nice to have. Per essere in un board, per impattare le decisioni di un board, bisogna sapere come funziona il business, dove si fa profitto, dove si perdono soldi, quali sono le
potenzialità del business stesso e quali sono gli strumenti per massimizzare queste potenzialità. Quindi primo, business acumen. Secondo, data intelligence. Io lo pratico da qualche tempo e vi posso dire che ho lavorato con 5-6 amministratori delegati diversi. L'attenzione che hai quando parli di numeri è decisamente superiore a quando parli di altro. Quindi, come posso dire, ho fatto dei comex, dei consigli di amministrazione con delle slide solo di numeri e il livello di conversazione che si è generato intorno a questi numeri è decisamente profondo e importante. Il terzo tema è quello delle competenze che non sono tradizionali del dominio HR, ma sono marketing, project management. Oggi in realtà molte delle nostre progettualità sono progettualità per dei clienti interni che devono avere un approccio di go to market puro, quindi di ascolto del cliente, di disegno di una customer experience o di un employee experience fatta in un determinato modo e di un piano di comunicazione. Ecco, su questo tradizionalmente non siamo bravi, però per marketizzare i nostri prodotti e renderli di successo all'interno dell'organizzazione abbiamo bisogno di questo approccio, l'approccio di coinvolgimento delle persone che hanno queste competenze nell'organizzazione e tradizionalmente non sono in HR, sono nel mondo della comunicazione, del marketing, del sales. Bisogna integrarle, se non abbiamo queste competenze in HR, all'interno delle nostre progettualità. Ho 2-3 esperienze di questo tipo in Agos e devo dire che il successo delle iniziative dove abbiamo utilizzato competenze blended da altri domain aziendali è stato decisamente soddisfacente. Ecco, Ilaria, te insomma la conclusione definitiva appunto di questa tavola rotonda proprio sulle nuove competenze che l'HR manager deve sviluppare per il futuro, per gestire questa transizione epocale, possiamo definirla. Non so anch'io se sono nuove o se, come spesso la storia ci chiede, torniamo un po', chiudiamo dei cicli e ritorniamo magari a cose già sentite. La conoscenza del business, come diceva, insomma, riparto da lì perché davvero fa sì che qualsiasi proposition di attività HR, di strumenti HR e ancora una volta toccano a noi i processi, debba veramente considerare probabilmente il 20% la complessità dello strumento, ma l'80% dedicarsi all'adoption dello strumento, il che vuol dire sapere a che clienti, con che clienti ci confronteremo, ma soprattutto ancora prima sapere che cosa vogliono questi clienti e di che cosa hanno bisogno. Quindi un po' ci dobbiamo disaffezionare di tante cose che sono più parte del mondo ideale, perché oramai vediamo che cambia talmente rapidamente che qualsiasi livello di perfezione è talmente effimero che è meglio che la piantiamo lì da subito. Questo credo che sia molto, come dire, apprezzato e ascoltato. E declinato ancora una volta in contesti molto pratici come quelli produttivi vuol dire avere un taglio estremamente pragmatico di questa funzione, il che in qualche modo diventa un po' sviluppare un senso in più, perché sicuramente essere pragmatici ci porta a interiorizzare una serie di compromessi sulla qualità o magari su come posso dire, la sofisticazione delle cose che facciamo. Però sì, se vogliamo incidere e essere parte delle discussioni di questi tavoli, indubbiamente dobbiamo portare qualcosa che effettivamente consenta poi alla fine di arrivare al purpose finale, che a volte è il numero o a volte è semplicemente anche un risultato di cambiamento. Credo che sia un po' questo che ci dobbiamo un po' chiedere. Benissimo, io vi ringrazio Pino Mercuri, Ilaria Quattrociocchi e Alessandra Scotti per aver inaugurato questo forum insieme a noi, vi ringrazio per il vostro contributo. Grazie.